Ciao a tutti amici di Tech e bentrovati da Luca Ansevini. In questo nuovo video siamo a Milano da Xiaomi per mostrarvi i nuovi smartphone della gamma Mi 10T, una gamma che si fa in tre, ovviamente con differenze sotto il profilo funzionale e di prezzo, e partiamo dal top di gamma, ovvero il Mi 10T Pro. Uno smartphone sicuramente molto molto interessante, con caratteristiche assolutamente notevoli. Partiamo dal display, un display da 6,67 pollici AMOLED con risoluzione Full HD, telecamera incastonata nell'angolo qua a sinistra, fotocamera frontale, ma soprattutto caratteristica interessante e notevole, il refresh rate che arriva, ragazzi, pensate, a ben 144 Hz. Un refresh rate però variabile, c'è infatti una modalità chiamata Adaptive Sync che va sostanzialmente a modulare il refresh rate in base al contenuto che stiamo utilizzando, una scelta ovviamente pensata per offrire un risparmio sul fronte della batteria. Proseguiamo con il modulo fotocamera, perché su questo modulo l'azienda ha posto un deciso accento, soprattutto sotto il profilo funzionale. Lente primaria da 108 megapixel stabilizzata otticamente, sensore grandangolare, sensore macro e teleobiettivo, ovviamente anche flash LED. Ma è sotto il profilo funzionale che questa camera è veramente interessante, perché ritroviamo tantissime modalità di scatto, 6 modalità di scatto a lunga esposizione, 9 modalità che ci consentono di andare a sostituire gli sfondi, diciamo, delle nostre foto con altre tipologie di sfondi o effetti, modalità photo clones che ci consente sostanzialmente di scattare delle foto con il soggetto che vogliamo, farlo spostare e averlo sostanzialmente clonato all'interno della nostra foto. Attenzione però, perché i video possono arrivare, video e foto possono arrivare, pensate, alla risoluzione di 8K, una risoluzione veramente incredibile che andrà ovviamente poi testata sul campo. Proseguiamo ovviamente con il cuore di questo smartphone, Snapdragon 865, quindi tecnologia 5G e grandi prestazioni, ma le grandi prestazioni arriveranno molto probabilmente anche sul fronte dell'autonomia, perché questo smartphone ha in dotazione una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33 W di tipologia MMT, una tecnologia utilizzata da Xiaomi proprio per velocizzare la ricarica di questo smartphone, e esiste anche in commercio un caricatore che sarà ovviamente venduto separatamente, in grado di erogare, pensate, fino a 65 W con i chip all'interno al nitrato di gallio, quindi veramente sul fronte delle ricariche stiamo andando veramente veramente in alto. Ricarica in un'ora, quindi sostanzialmente già con la 33 W abbiamo comunque la possibilità di fare da 0 a 100 in un'ora. Il modello più piccolino, che purtroppo non possiamo mostrarvi, è sostanzialmente identico a questo modello, con la differenza della lente primaria che non è da 108 megapixel ma da 64 megapixel. Per il resto funzionalità pressoché identiche. Parliamo di prezzi. Mi 10T standard parte nella configurazione da 6128 GB al prezzo di 499 euro. Mi 10T Pro parte invece dalla configurazione 8 più 128 GB al prezzo di 599 euro. Potremo ovviamente poi a scaglioni di 50 euro salire per potenziare i tagli di memoria. Arriviamo a parlare di lui invece, del più piccolino. Purtroppo non posso mostrarvi il Mi 10T standard, ma vi posso mostrare il Mi 10T Lite, uno smartphone che va sostanzialmente a fare qualche sacrificio sul fronte delle caratteristiche, ma che integra veramente tutto quello che serve per classificarsi come un vero e proprio best buy. Partiamo dal comparto fotografico, che ovviamente cambia rispetto al modello Pro che abbiamo visto. Abbiamo comunque 4 sensori, ma la lente primaria è da 64 megapixel, ovviamente senza stabilizzazione ottica, ma abbiamo comunque un buon comparto fotografico che ci consente, grazie alle funzionalità del software di Xiaomi, di ottenere comunque degli scatti molto molto interessanti. Display anch'esso da 6,67 pollici AMOLED, con il foro per la fotocamera frontale posto, vedete, qua al centro e non più in alto a sinistra. Abbiamo però un refresh rate di ben 120 Hz, quindi anche sotto questo profilo grande reattività del display. Batteria da 4820 mAh per circa 2 giornate
di utilizzo intenso, ma soprattutto chip Qualcomm Snapdragon 750G, ovvero il nuovo chip medio gamma di Qualcomm che consente sostanzialmente anche a questo smartphone di connettersi tramite tecnologia 5G. Parliamo di prezzi. Prezzi di questo smartphone, partiamo dalla configurazione da 6,64 GB ad un prezzo di 299 euro, ovviamente poi a salire nel momento in cui vogliamo andare a potenziare il lato memoria. Un prezzo veramente molto molto interessante per uno smartphone che è pronto per il 5G, ma soprattutto è veramente molto molto ricco sotto il profilo funzionale. Vi invito ovviamente poi ad andare sulle nostre pagine per dare un'occhiata a tutte le specifiche tecniche di questi tre smartphone. Da Milano e da Xiaomi è tutto, da Luca Ansevini un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!